Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Per iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordiamo anche che potete abbonarvi sia su Twitch che su YouTube. Tra l'altro domani farò una live dove probabilmente regalerò delle buste Cortex di Ultimate Guard da 100 sleeves, se non erro. Lo farò solo per gli abbonati, quindi farò un'estrazione per chi è abbonato su Twitch e YouTube. Quindi correte ad abbonarvi, è gratis se avete Amazon Prime Video, e se è scaduto l'abbonamento ricordate di rinnovarlo. Allora, ringraziamo anche il nostro sponsor fantasiastore.it, uno degli store online di roba nerd più grossi d'Italia. Spedizioni in 24-48 ore veramente efficienti. Se usate il codice LOTUS5 avete diritto a un ulteriore 5% di sconto sui prodotti non scontati. Allora, vi ricordo che l'argomento di cui sto parlando adesso, che uscirà alle 7 di oggi, ne parlerà anche Paolo nella live consueta del giovedì, quindi seguitelo perché sarà molto interessante. E niente, qual è l'argomento di oggi? March of the Machine, The Aftermath, questo nuovo fantastico set veramente particolare, un'idea della Wizard diversa dal solito, quindi innovativa. Allora, andiamo a vedere un po' di informazioni, poi guardiamo le carte che hanno spoilerato, che sono la cosa più interessante. Allora, è un set legal standard, quindi legal in standard, con 50 carte, vedete qua 50 carte. Ogni busta, vi faccio vedere, eccole qua, vi faccio vedere tutto. Allora, le buste hanno una foil e una showcase garantita in ogni pacchetto. Le epilogue booster, che sono quelle da 5 carte, hanno 1-3 carte rare o più, 2-4 uncommon in ogni pacchetto, e traditional foil, ok. Le collector, che sono quelle un po' più interessanti, contengono 6 carte di Magic e anche un token doppia faccia foil. Sì, è sempre foil, infatti, foil. 4 carte sono rare o più. Quindi 4 su 6 sono rare o più, quindi questa è molto interessante. E 2 uncommon in ogni pacchetto. Ogni pacchetto contiene 5-6 carte foil, dipende dal pacchetto. Tutte le carte sono in inglese e boom. Allora, qua ci sono già le foto, appunto, delle carte spoilerate. Hanno ristampato una carta che adesso andremo a vedere. Allora, queste sono le informazioni. Ho visto il prezzo del collector box su MKM e sui 200 euro. Quindi questo è un po' il prezzo. Non so dirvi se tanto poco, le carte sono particolari. Adesso andiamo ad analizzare quelle che hanno spoilerato e vediamo se hanno potenziale. Io un po' le ho già lette più o meno tutte e devo dire che a me non dispiacciono. Soprattutto per Commander sembra essere un bel set. Allora, partiamo da Narset. Narset è una 3-4, Jeskai, le creature che controlliamo hanno prowess, fate bene attenzione, anche lei. Quindi anche lei ha prowess. Quando attacca esiliamo una carta non creatura, non terra, con mana value inferiore, per forza inferiore al power di Narset. La copiamo e castiamo la copia senza pagare il costo. Allora, una cosa interessante, non dice instant sorcery, ma non creature non land. Quindi anche un artefatto, un incantesimo, eccetera, possiamo targettarlo. Forza inferiore, quindi di base due o meno, ma avendo prowess si può anche giocare carte che costano di più. La ritengo una buona carta, devo dire che fa tante cose bene ed è un 3-4, quindi avendo il 4 dietro potrebbe essere un nuovo comandante di Commander. In multiplayer sicuramente può essere figo perché è proattivo, e in Centurion non lo so perché purtroppo non avendo protezioni è difficile che entri come comandante principale. Allora, poi abbiamo Samut, 2-3 a costo 3. Allora, vi dico una cosa prima di vedere Samut. Mi piace un sacco l'indirizzo di questo set, delle carte di questo set, che è quello che vi dissi già qualche anno fa e qualche mese fa. Allora, la Wizard sta piano piano potenziando tutti gli archetipi secondari del Commander. Lo ha fatto con veramente un sacco di possibili archetipi. Potrei dire Squirrel, potrei dire Shrine, potrei dire, ma ne possiamo dire anche Kraken, per dire. Cioè, ce ne sono veramente tanti che hanno ricevuto Mir di recente, che hanno ricevuto un comandante forte o un comandante comunque giocabile e poi un tot di carte da mettere nel deck se gli servivano un tot di carte. Questo set si vede proprio che loro hanno messo tanti comandanti o tante carte che possono entrare nei deck di Commander che sono meno giocati. Samut è una di queste. Samut è un 3-2, è un 2-3, scusate, First Strike, Vigilance, Haste, quindi comunque
tre abilità aggressive buone. E dice: quando una creatura che controlliamo fa danno a un player, se quella creatura è entrata in campo in questo turno, peschiamo una carta. Quindi, classico archetipo, con tutte le creature rapide, abbiamo un comandante sinergico con quell'archetipo. Quindi, figo, devo dire. Ovviamente non è una super bomba, però è un 2-3 con tutte queste abilità, ci può anche far pescare. Devo dire che, ripeto, è un buon comandante per quel tipo di archetipi. Sarkhan, Soul of Flame, 3 mana 2-4, le Spell Drago costano un in meno, mannaggia loro, mi vogliono far giocare un drago per forza in Centurion. E tra l'altro mi piace anche il disegno. E quando un drago entra in campo sotto il nostro controllo possiamo far diventare Sarkhan una copia, ma tiene il suo nome e rimane leggendario. Ok, quindi accept the name Sarkhan. Quindi è figo perché non dovrebbe, potrebbe copiare dei draghi leggendari, ma non far sì che la regola leggendaria che ci costringe a uccidere, a sacrificare uno dei due, si inneschi. Quindi ottima carta, 2-4, non ha sfighe, ci sconta i draghi in un mazzo draghi, è quello che vogliamo oggettivamente. Allora, apriamo Chioro, l'ho aperta qua perché si legge meglio. 4-5, costo 5, Vigilance War 3. Quando castiamo un Kraken, un Leviathan, un Octopus, un Serpente, vedete quello che vi dicevo. Adesso abbiamo un comandante. Guardiamo le prime X carte, dove X è quanto abbiamo speso per castare quella spell. Castiamo una carta che costa X... with mana value less than X without pay, ok, che costa meno di X. Quindi se noi giochiamo un Kraken che costa 6, guardiamo le prime 6 carte e castiamo un uno di queste, una carta che costa 5 meno, perché deve essere less, però ne guardiamo 6. Quindi devo dire che in effetti in quei mazzi è fortissimo, anche World 3. Quindi, ripeto, raga, cioè stanno potenziando tutti questi archetipi secondari di Commander che sono fighissimi però, perché anche questo mazzo qua, il mazzo Leviathan, Kraken, eccetera, voi direte, sì, è una merda, però con un comandante così, che comunque è forte, in un mazzo che rampa, ci può stare alla grande, fate un vantaggio veramente da Madonna. Tra l'altro, vi basterà castarli dalla mano. Non dovete per forza risolverli, se l'altro countera queste spell, chi se ne frega, abbiamo comunque fatto l'effetto. Quindi devo dire buona carta. Aspettate, chiudiamo qua. Ecco qua. E Nissa la apriamo che si legge meglio. Allora, 3-3 a costo 3. E quando una terra entra in gioco, aggiungiamo un mana di qualsiasi colore. Se è la prima o la seconda volta in cui risolviamo questa abilità, riveliamo la carta in cima a Grimorio. Finché non riveliamo un elfo o un elementale, mettiamo quella carta in mano e le altre in random order. Devo dire che non ha particolari sfighe. La facciamo di quarto, mettiamo la terra, aggiungiamo un mana e poi facciamo l'effetto. Cioè, devo dire che non ha lati negativi questa carta. Il lato negativo forse è il 3 dietro, però l'avessero fatta 2-4 sarebbe stata ancora più forte. E devo dire che già così è molto forte. Tra l'altro, se fate una fetch e lei rimane viva, fate due volte l'effetto. Quindi aggiungete due mana e fate due volte l'effetto. Resolve this turn, reveal cards from the top until you reveal an elf on element. Cioè, fortissima, ragazzi. Fortissima. È fortissima. Vediamo cosa dicono nei commenti. No idea, non lo so. Devo dire che sembra fortissima. Un Lotus Cobra con un effetto extra. Molto figo, bello. Bella carta. Allora, andiamo a vedere le altre. Abbiamo Nashi, 3 mana sul Tai, 3-4. Menace, Ward 1. Quando attacca esiliamo una creatura leggendaria o rat dal nostro cimitero, la copiamo, la possiamo castare la copia. Non dice without paying mana cost, quindi dobbiamo pagarla, però ci fa vantaggio. Lo fa solo quando attacca, quindi potrebbe non attaccare, però devo dire che avendo Ward 1 e Menace è una carta molto equilibrata. In alcuni tipi di mazzi potremmo volere questa carta come comandante. Nimitzet Supreme, 5 mana, 5-5, Flying, Volare, Hexproof dai monocolori. Tutti gli istante sorcery nel nostro cimitero che hanno due colori esattamente, quindi tipo Abrupt Decay, hanno Jumpstart, quindi li possiamo castare al cimitero scartando una carta addizionale, se non erro, pagando il mana cost. Però devo dire che la carta è forte. Il secondo effetto, quindi quello degli Satellite Sorcery, è forte, ma è ancora un di più, nel senso che già 5-5 volare Hexproof monocolore è già fastidiosissimo. Con quell'effetto là diventa veramente una bellissima carta. Ovviamente costa 5 mana e 5 colori, quindi torniamo a Werdrago, dove entrerà questa carta.
2-2 a costo 3 Danita, Vigilance, Trampole e Lifelink. Una volta per turno possiamo giocare dal nostro cimitero un'aura o un equipment. Anche qui archetipo aura equipment che non si è mai giocato alla fine misto, o si gioca poco. Però qua abbiamo un comandante che ci spinge a giocare sia l'aura che l'equipment, quindi potrebbe anche starci. È un 2-2, non si protegge, quindi ha dei lati negativi. Allora, Pia Analar, 2-3 costo 2, questo è un altro archetipo dei Topter. Cioè delle carte dall'esilio, scusate. E i Topter hanno aste. E quando giochiamo una terra o castiamo una spell dall'esilio, creiamo un 1-1 volante, che però avrà rapidità se Pia è in campo. Quindi devo dire che in quel tipo di archetipo possiamo fare tantissimo vantaggio e fare creature rapide che attaccano. Costa solo 2, quindi non mi stupirei se poi uscisse un deck. Magari non subito, ma tra un po'. Girina Dauntless Generals, devo dire che è fortissima, ragazzi. 2-2 che entra in gioco, esilia un cimitero e poi la sacrifichi e gli umani che controlliamo hanno Hexproof indistruttibile. Cioè non ha sfighe, ragazzi, non mazzo umani, è fortissima Girina. Vado un po' veloce, se no non riesco a caricare il video entro le 7 di oggi perché sono le 6.40, quindi... Allora, abbiamo Rocco, Street Chef, che abbiamo visto in Street New Capenna. 2-4, costo 3, Naya. All'inizio della nostra end step, ogni giocatore esilia la prima carta del proprio grimorio. Fino al nostro prossimo fine turno, ogni giocatore può giocare quella carta esiliata in questo modo. Ogni giocatore esilia la propria carta e può giocare quella. Quando un giocatore gioca una terra o casta una spell dall'esilio, gli mettiamo un segnalino +1/+1 e creiamo un food token. Ah, su una creatura bersaglio. Anche qui rientra nell'archetipo di Pia e potrebbe nascere Naya con lui come comandante. Devo dire che gli effetti sono forti perché poi lui pompa un'altra creatura, creiamo anche il food token, quindi ci può stare. Apriamo questa creatura che non si legge benissimo benissimo. Plarg e Nassari. Allora, 5-4, costo 5. All'inizio del nostro upkeep, ogni giocatore esilia la prima carta del Grimorio, fintanto che non esilia una non-land card, quindi una carta non terra. Un opponent sceglie una carta esiliata in questo modo. Tu puoi castare due spell esiliate senza pagare costi mana. Beh, devo dire che... Allora, deve stappare, però se stappa è molto forte. Anche qui rientra in un archetipo di commander multiplayer in cui si giocano le carte dall'esilio. Army Metal Brow. Arni Metal Brow, 3 mana, 3-3. Quando una creatura che controlliamo attacca, una creatura entra sotto il nostro controllo, attacca. Allora, aspettate. Quando una creatura che controlliamo attacca, o una creatura entra nel campo di battaglia, under your control, attacking, ok. Possiamo pagare 2. Se lo facciamo, mettiamo you may put a creature with mana cost, una creatura che costa mana inferiore dalla nostra mano. If you do, you may put a creature card from your hand, ok, dalla nostra mano in campo tappata attaccante. Molto aggressivo, ci può stare. Allora, leggiamo questo demone spirito. Scusate, ma non sono riuscito a leggerle tutte, quindi le sto leggendo adesso. Questa non l'hanno neanche tradotta ancora, trascritta ancora. Vabbè, la leggiamo, si legge. 7 mana, 5-4 flash. Dispel costa 2 meno per ogni altra creatura morta in questo turno. Quindi si sconta se muoiono le creature. Quindi multiplayer è fortissima anche flash. Quando entra in gioco spacchiamo tutte le creature a cui the death were dealt damage this turn, a cui è stato inflitto danno in questo turno. Allora, 5-4 costa 7, però in multiplayer post-bratta lo pagate 1. Quindi devo dire che ci può stare. Non è leggendario, quindi non può essere vostro comandante, meglio così in realtà. E allora, scegliamo il primo instant, costa 3, scegliamo un permanente nel nostro cimitero, se costa 3 o meno lo mettiamo in campo, altrimenti lo prendiamo in mano, guadagniamo 3 vite. Costa 3 instant, questa carta è da valutare, perché comunque è un rianimino, è un rianimino per i permanenti a instant, può rianimare Teferino, ci dà 3 vite, devo dire che è interessante. Rebuild the City, 6 mana, Jund. Scegliamo una terra, creiamo 3 token che sono copie di quella terra, ma sono 3-3 in aggiunta ai propri tipi, hanno vigilanza e minacciare. Carta molto particolare, copia una terra, quindi rampiamo di 3, ma creiamo anche 3-3-3 che possono non attaccare subito, ma il turno dopo hanno vigilanza e menace. Carta molto strana, ragazzi. Potrebbe anche scombare con qualche terra, bisogna guardare. Reckless Handling,
Carta interessantissima, due mana, un tutore, sorcery, cerchiamo il nostro grimorio per un artefatto, lo riveliamo, lo mettiamo in mano, scartiamo una carta random, se quella carta è un artefatto facciamo due danni a tutti gli opponent. Carta figa perché è un mini gamble, però se scartiamo la carta che abbiamo preso almeno fa due danni agli opponent, quindi non perdiamo totalmente l'effetto della carta. Carta molto equilibrata. Uno shapeshifter a costo 3, 2, 4, volare. Guardiamo la prima carta del nostro Grimorio in any time e all'inizio della combat possiamo rivelare la prima carta del Grimorio e se è una creatura rivelata in questo modo diventa una copia e a volare. Si può giocare, si può fare delle combo, riveliamo dei mostri assurdi e questa diventa gigantesca. Allora, Urborg Scavengers, vediamo se ce la fa noleggere, no, vabbè, la leggiamo così. 2-2 a costo 3, quando entra in gioco attacca, esiliamo una carta da un cimitero, mettiamo un segnalino sull'Urborg Scavenger. L'Urborg Scavenger a volare, fin tanto che la carta a volare è the same per ogni abilità. Ok, esiliamo a forma Gravier. Ma classica carta, tra l'altro il disegno è incredibilmente bello. Secondo me è carta che fa hit contro il cimitero, però oggettivamente sì, può crescere, però dobbiamo dargli Hexproof in qualche modo. Prende anche Hexproof, sì. Allora, se riusciamo a dargli Hexproof può essere decente. Allora, vi faccio vedere anche questa. Sono tante, non so se riusciamo a farle tutte, però acceleriamo, se no. Allora, Undergrow, 3 mana, distribuiamo X segnalini più uno più uno fra le creature, fra un qualsiasi numero di creature che controlliamo, dove X è il numero di creature card nel nostro cimitero quando giochiamo questa carta, e hanno Vigilance. Ci può stare, se abbiamo tante creature nel cimitero è forte. Allora, Convoke, 2-2 a costo 3, Lifelink e gli altri vampiri che controlliamo prendono più uno più uno, e Madness 3. Beh, devo dire che è un bellissimo Lord. Questo è un bellissimo Lord. A Convoke, a Madness, Madness con i vampiri è fortissimo. A Lifelink non vedo sfighe, oggettivamente. Tranquil, Frillbeck, 3 mana, 3-3, questa è una carta molto interessante. Quando entra in gioco possiamo pagare un verde, ma lo possiamo pagare fino a 3 volte. Per ogni volta scegliamo una delle seguenti abilità. Spacchiamo artefatto incantesimo, esiliamo un cimitero, guadagniamo 4 vite. Queste carte a me fanno veramente impazzire perché sono modali e ci possono dare la possibilità di fare quando vogliamo, cosa vogliamo, quindi molto molto forti. 4 mana, incantesimo aura, incanta creatura leggendaria, la creatura incantata ha War 2 e ha tappa, prendiamo 5 mana, ma possiamo spenderli solo per castare spell, quindi non per abilità. Particolare, carta particolare ma che potrebbe vedere gioco. Ristampa di Training Grounds, siamo molto contenti tutti, carta che stava a 20 euro e scenderà. Quando entra in gioco, 5 mana, Tolarian Contempt, quando entra in gioco mettiamo un counter su ogni creatura che controlla l'opponent, all'inizio della nostra instep, per ogni opponent scegliamo una di quelle creature con un segnalino e quella creatura torna in cima o in fondo al grimorio. Carta tempo, un po' lenta. 2 mana, incantesimo bianco-nero, all'inizio del nostro fine turno, se una o più creature sono morte, guadagniamo altrettante vite e distribuiamo altrettanti più uno più uno. Carta molto interessante, If a Mono Creature Die, carta molto interessante, multiplayer potrebbe veder gioco. Vi apro un'altra carta, vediamo se ce la fanno leggere. Allora, 2 mana, quando entra in gioco scegliamo un chose a Planeswalker type, un tipo di Planeswalker. Hanno Hexproof, quel tipo di Planeswalker, e fin tanto che controlla una creatura, il danno che verrebbe inflitto viene inflitto... removed... Ok. The type il risultato, the loyalty counter... Ok, sì, prende il danno quella creatura al posto del Planeswalker. You control, choose a te. If a damage dead to the Planeswalker, you call of death, choose a te. All loyalty counter. No, ok, niente. Se gliele devi togliere tutti, invece gliele rimane uno. Semplice, non gira il danno alla creatura. Scusatemi, ma è difficile proprio leggerle. Sono foto, quindi. Allora, 2 mana 2-2, Ayara Oath Sworn. Minacciare quando fa danno a un player. Se ha meno di 4 segnalini su di sé, gli mettiamo un segnalino più uno più uno. Poi, se ne ha 4 esattamente, cerchiamo nello scrimorio per una carta e la mettiamo in mano. Umano, Knight 2-2, Menace. Devo dire che, boh, ci può stare. Non ha particolari sfighe come carta. Allora, 2-2 a costo 2, tutti gli altri umani che controlliamo hanno più 0 World 1, anche questa è fortissima in umani perché protegge gli altri.
2 boh, 2-3 o 2-2, non si sa, o 2-4, costo 3, Flying Vigilance, noi abbiamo Hexproof, e quando fa danno guadagna altrettante vite, praticamente ha un lifelink scritto non lifelink. 3 mana, l'opponent esilia una creatura, un Planeswalker che controlla, col mana value più alto, tra le creature e Planeswalker che controlla, beh, carta semplice. 5 mana, Campus Renovation. Recuperiamo un artefatto e un incantesimo dal cimitero in campo, Repto out one or enchantment, 1 e 1, 1 o 1, e poi esiliamo le prime due carte, fino alla fine del nostro prossimo turno le possiamo giocare e tutte e due. Allora, Open the Way, 2 mana verdi, XX non può essere più alto dei giocatori in campo, riveli dalla cima di Grimoire XX lande. Until finché non riveli X lande, metti quelle X lande tappate, ok, quindi tappi tipo 4 e metti 2 terre dalla cima finché non riveli, però ci devono essere almeno 2 player, se ce ne sono 4 puoi tappare anche 6. E questa spell costa 2 in meno se targetta una creatura leggendaria, quella creatura fa danno al doppio della sua forza a una creatura, ok, una removal, però devo dire che questa potrebbe avere senso perché costa 1 se targetti leggendaria. 3 mana, recuperiamo tutte le non creature, non land in mano, quindi rimbalza in mano, e questa può essere interessantissima con gli artefatti per scombare, quindi bisogna tenerla d'occhio. L'ultima carta, 2-5 a costo 4, Vigilance, quando fa danno a un player recuperiamo un artefatto, un incantesimo dal cimitero in campo, quindi carta particolare. Allora, siamo giunti a una conclusione in questo video, corro a caricarlo così lo vedete subito. Se volete supportare il canale, iscrivetevi, lasciate un like, commentate se vi va e abbonatevi. Ciao ragazzi!